Ciao a tutti, sono Davide Asci. In questo video volevo farvi vedere la nuova modalità Arena. Adesso stiamo con la versione Public Test Release, infatti è in inglese. Qui mi si è resettato tutti i personaggi, tutte le cose. Però proviamo a vedere questa modalità, visto che ho la possibilità di provarla in questa versione. Vediamo un po' come funziona. Lo sto provando per la prima volta mentre registro questo video. Vediamo un po'. Dovrebbe essere una modalità, credo, in una mappa piccola, in cui ci dovrebbero essere due squadre o comunque due sfide. Si dovrebbero sfidare due team, credo senza minion. No, adesso non lo so bene, adesso lo scopriremo tra poco. Ok, pare che il match sta partendo, non ho scelto né l'eroe né niente. È partito così. Vediamo un po'. C'è il ritratto, quel livello. Siamo due squadre da 5. Ok, devo scegliere un eroe tra questi tre. Ma io sceglierei Zagar. No, cioè Zagar lo sceglie questo. Cavolo. Io Medivh non lo so usare. Vabbè, se no scegliamo questo, anche se non mi piace. Ma siamo... Ah sì, questo è il team, ok. Quindi abbiamo una scelta tra tre giocatori. Allora, questa è la mossa speciale. E quindi... Allora, come vedo l'arena è piccola. Ci sono... Iniziamo a piazzare i cosi. No, questi no, cavolo. Sì, è difficile. Poi mi sono andato a scegliere pure un personaggio, cioè mi sono capitati personaggi che non so sapere niente. Quindi ho capito, in mezzo c'è un punitore e noi dobbiamo cercare di sconfiggere il punitore, boh. Ok, questo è quello nostro. E adesso che succede? C'è il nostro punitore che avanza. Ok, uno gli abbiamo fatto male. Che vuole sto punitore? Ci vuole rompere le scatole. E mori, brutto punitore del cavolo. Il punitore è morto. Adesso perché rientrano i ragazzi? Che succede? Ah, per ricaricare il mana. Ho capito. Punto per ricaricare, cioè completamente diverso, non... sinceramente non capisco. Bestia. Ma che dobbiamo fare? 32 a 32 punti. Prendono con me, giustamente. Bestia, bestia. Posso ricaricarmi ancora? Sì. Ah, ok. Vabbè. Facciamo il raggetto. Ragazzi, questo è uno dei personaggi che odio di più. Però mi piacciono le skin. Sembrano diverse. Vabbè, forse è tutto casuale, per quello. Ecco, sono morto. Ok. Non ci sono minion in questa mappa, è una versione ridotta della mappa, quella del punitore. Una versione molto ristretta.
in cui non bisogna pushare, bisogna fare kill. Basta, non credo bisogna fare altro. No, bestia. Chiama per la ritirata, va bene. Ritiriamoci. Ah, ci ritiriamo tutti a ricaricare, va bene. The enemy has reached the halfway point. Andiamo in mezzo. No, non venire da me. Vai dall'alto. Via. No. Siamo in vantaggio noi, 74-68, ma non capisco. Ok, adesso stanno loro in vantaggio, ma non capisco cosa significa. Non riesco a capire. Ok, sta anche arrivato anche il nostro monitor. Abbiamo più sustain, però non ho ancora già capito nulla. Stiamo approcciando la vittoria, ma che vanno bloccati. No, vanno su un altro. Via. Potrei usare la mossa speciale. Fatto male che devo usarla. Vabbè, abbiamo vinto. Vabbè, GG. Loro dicono GG, facciamo GG. Ah, questo era il primo round. Ok, quindi cosa sarà il secondo round? Ok, prendo subito Morales. Voglio essere support stavolta. Quindi è suddivisa a round. Il primo round ognuno sceglie un eroe casuale che viene mostrato davanti. Il secondo round sicuramente cambierà qualcosa. L'arena è la stessa, quindi questa è la partita, si svolge in questa arena. Però vediamo un po', sicuramente qualcos'altro cambierà, non credo che sarà uguale. Quindi alla meglio dei tre round, quindi immagino il vincitore 2. Ok, mettiamo questo, quindi oddio, la cavalcatura. Vincendo nel 2 di round, penso che abbiamo vinto definitivamente. Vediamo un po'. 5, 4, 3, 2, 1. Slay the Punishers and defeat your enemy. La voce è molto figa, la voce cattiva, così. Oh. Sì, mi sembra diversa. No, bestia. Sono più morto che vivo. Cavolo. No. È difficile fare il supporto qua, eh. Killing spree. Thank you.
Mi sa che ho sbagliato a fare a prendere il... Altro che questa consuma continuamente il mana, e quindi è un massacro usare questo personaggio. Mi è sembrato pure mettere in mezzo ai guai. No, perché ce l'hai con me? Guarda un po'. Strunz. Ah, mo sei rimasto da solo, volevi fregarmi. Massacro. Mi sto un po' intrecciando quei comandi, ma... No, 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 se la sta prendendo con me, Ricaricato. Vediamo questa qua, questo. Il morale se rende difficile usarlo in questa modalità, devi usare in continuazione, mi stanno già intrecciando i comandi, porca miseria, e vabbè. Era con me, vabbè, mi aveva preso di mira. The enemy has reached the halfway point. Ah, guardate la gente. Spettatori. Questa è... cosa dell'arena. Cambia anche, credo, anche le animazioni dell'abilità, credo che cambia. Dove vai tu? Ce l'hai con me, ce l'hai con mia. Guarda, ce l'hai con me, sto simpaticone. Mori e basta, morì tutti quanti. Ma questi mi metto lo scudo. Non sto capendo nulla, ragazzi. Combo di confusione, comunque abbiamo vinto anche il secondo round. Non mi piace fare supporto qui, è un massacro, cioè è una continua battaglia perché vengono sbloccati tutti i livelli a livello massimo. Ah, abbiamo finito, ok, abbiamo finito, quindi su 3 vittorie, 2 abbiamo vinto. È difficile perché ti sblocca tutte le abilità, eh? Si è sbloccato il livello che hai tutte le abilità che puoi usare e devi, è una continua battaglia tra due team. Una modalità carina, interessante, però anche molto pesante, che richiede una bella concentrazione. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!